Adotta un contadino, cosa significa? Allora, è un'esperienza che abbiamo iniziato ormai da un paio di anni con un gruppo di famiglie qua di San Lazzaro e il progetto è partito proprio prendendo contatto con i produttori locali di frutta e di verdura e come famiglie impegnandoci ad acquistare regolarmente da questi produttori locali frutta e verdura. E in questa maniera da una parte è garantito al produttore la possibilità di avere persone che regolarmente acquistano e quindi la possibilità di strutturare meglio la loro azienda di produzione e dall'altra parte le famiglie hanno modo di avere frutta e verdura locali di buona qualità guardando anche negli occhi il produttore. Chilometro zero? Chilometro zero con l'impegno di acquisto, questo è il concetto. Lo facciamo da un paio di anni, non c'è un'iscrizione, nel senso che non è un'associazione che si muove, non siamo degli intermediari, quello che noi facciamo è proprio di mettere in collegamento il produttore e il consumatore, quindi non c'è un intermediario di mezzo. E quello che noi chiediamo alle famiglie che entrano in questo progetto è di cercare di acquistare regolarmente, quindi è chiaro che c'è la settimana che uno va in ferie, c'è la settimana che non c'è la famiglia eccetera, non c'è problema, però tendenzialmente noi ci impegniamo ad acquistare tutto il tempo della produzione da questi contadini. Il progetto è diciamo agli inizi, noi di fatto in questo momento abbiamo 3 produttori con i quali collaboriamo regolarmente, una ventina di famiglie, il desiderio di allargarli il più possibile sia come produttori, che non è semplice trovarne, che come consumatori e poi lanciare anche altri progetti legati sempre ai produttori. Siamo una cooperativa sociale dove cerchiamo di unire la produzione biologica, il giardinaggio insieme al reinserimento al lavoro di persone con problemi di vario genere. Questa iniziativa ci è sembrata molto interessante, del baratto, cioè non parlare di soldi almeno per un giorno. E poi perché siamo del territorio, siamo come le realtà che sono qui intorno. Coltiviamo ortaggi di stagione, un po' di frutta, non siamo molto forti sulla frutta ancora, uva da tavola, fragole, un po' di mele, un po' di pere, ma soprattutto ortaggi di stagione rigorosamente perché non abbiamo serre riscaldate. Facciamo anche consegne a domicilio per chi non riesce a venire al mattino perché abbiamo un orario un po' stretto, non abbiamo un orario da negozio. E funziona bene il lavoro di consegna a domicilio, abbiamo visto che fino adesso ha avuto una provocazione. Si dice soprattutto in rete, chiaramente noi non parliamo dei mainstream tradizionali, che non esiste il biologico fondamentalmente, perché basta che il campo vicino venga trattato che dopo automaticamente questo trattamento viene poi portato anche sul campo della persona che sta facendo cosa biologica. Cosa ne pensa lei? Sicuramente si è un po' circondati perché l'agricoltura biologica è aumentata come superficie, come estensione, come praticanti da quando è cominciata nel fine degli anni 70 a oggi. Prima era una cosa da comunità, da fricchettoni. Sì. Adesso ci sono tanti convenzionali che si sono convertiti perché è un mercato. Però comunque la prevalenza dell'agricoltura è l'agricoltura tradizionale, bisogna cercare di proteggerci con fasce di siepi, fasce boscate per cercare di contenere al massimo la deriva dei prodotti chimici che vengono dati sulle altre superfici. È comunque fondamentalmente rimane il buono di quello che tu fai, perché ci può essere una deriva di un prodotto antiparassitario, però la prima cosa per fare biologico è il terreno e quindi le contaminazioni a livello di terreno sono molto più improbabili. La vostra cooperativa tratta con persone con disagio sociale, disagio psichico? Psichiatrico, tossicodipendenze, inserimenti, diciamo, semilibertà dal carcere. Possiamo dire che voi utilizzate la terra per aiutare l'uomo? Sì, sì, uno slogan. L'abbiamo inventato al momento, grazie ancora. Prego, arrivederci. Ciao. Il progetto dell'orto didattico è un progetto del gruppo di San Lazzaro in transizione. È una cosa che era in cantiere da molto tempo e che però solo ultimamente sono riusciti, grazie all'interessamento dell'assessore all'ambiente del comune, a realizzare.
e quindi abbiamo ottenuto questo pezzo di terra all'interno del Parco della Resistenza, proprio al centro, quindi molto visibile, e quindi da lì siamo partiti con questo progetto. Siamo partiti ancora in primavera, perché poi il terreno è stato lavorato un po' a luglio, e quindi siamo arrivati alla fine di settembre ad organizzare questo corso in cui un gruppo di persone, alcune partecipanti di San Lazzaro, hanno poi fatto materialmente realizzato questo orto. Insomma. A chi è destinato? Beh, è destinato, la parola didattico fa pensare alle scuole, no? E in effetti è così in parte, ma vorremmo che fosse didattico anche per quanto riguarda una sorta di conoscenza da trasmettere a tutte le persone, no? Didattico nel senso che possa introdurre un concetto intanto di orto nuovo, no? Qualcosa che sia biologico ma anche di più. E poi soprattutto che ricordi alle persone adulte, no? Tutta una serie di cose che magari col tempo hanno dimenticato, oppure cose che uno conosce ma fa finta di non aver mai conosciuto. Mi riferisco soprattutto al fatto di poter consumare i prodotti nella giusta epoca, no? Quando si parla di prodotti dell'orto stagionali, è importante anche sapere e vedere quando maturano questi prodotti. L'altra cosa è quella di ricordare il concetto dell'alimentazione sana, no? Noi siamo abituati a trovare i prodotti in qualsiasi momento, a consumare, e non ci rendiamo conto che in questo modo tutto ciò che viene coltivato, concimato chimicamente, trattato chimicamente, comunque si porta dietro dei residui. Ecco, il nostro orto invece viene coltivato senza nessuna sostanza chimica e quindi ha anche un valore diverso, insomma, come alimento. Che metodo utilizzate per contrastare i parassiti o che sono? Boh, devo dire la verità che per esperienza, io sono 4-5 anni ormai che faccio questo tipo di orti, che faccio i corsi, eccetera, e ho un orto mio. Per esperienza devo dire la verità che non ho usato mai grandi prodotti, non ho mai avuto degli attacchi così forti. Quando succede uso dei macerati, macerato di ortica, l'assenzio, l'aglio, no? Ci sono tutta una serie di cose che ti possono aiutare. Mi insegnate anche questi metodi? Sì, certamente, sì. Cioè, accanto alla coltivazione c'è anche quel minimo di pronto soccorso, diciamo, per le piante. Qual è il concetto di orto, secondo te? Il corso che faccio, innanzitutto, lo chiamo food garden, l'orto naturale. Food garden perché nell'orto mettiamo anche dei fiori che hanno poi il compito di preservarlo un po' da patogeni, no? E da agenti patogeni. Ma il concetto è quello di ritornare a coltivarsi il proprio cibo innanzitutto. La cosa di produrre il proprio cibo è fondamentale. Innanzitutto ci rende, diciamo, più resilienti rispetto a problemi che potrebbero accadere ma che già accadono, no? Cioè il fatto, la mancanza di soldi, no? È un dramma ormai, ci sono molte persone, cioè la disponibilità di un pezzo di terra ti permette di mangiare. Quindi è un ritrovare il contatto con la terra. Assolutamente, sì. Quindi anche dal punto di vista culturale l'orto non è soltanto raccogliere la frutta, no, la verdura. No, è anche un riavvicinarsi alla natura. Fa anche, no? Comunità, hai notato che si crea anche comunità intorno al pezzettino di terra, oppure certo. Adesso è vero che ci sono ad esempio gli orti, le zone ortive comunali, no? Sì, che è proprio un momento di scambio, ma anche l'esperienza che abbiamo fatto a Bologna, ad esempio, con l'associazione culturale da cui nasce poi la nostra esperienza di transizione, l'associazione Zoè, che 4 anni fa ha avuto un pezzettino di orto nella zona ortiva, e noi l'abbiamo ideato come un orto naturale e collettivo, no? Condiviso. E lì proprio
alcune persone sono venute per condividere i lavori, ma anche per condividere i saperi, no? Perché tutto sommato adesso all'orto si può dare qualsiasi tipo di definizione, biologico, sinergico, eccetera, ma non è importante quello. L'importante è condividere le conoscenze. Che cosa intendi per sana alimentazione? Che cosa secondo te arriva? La varietà, no, di piante che puoi mettere nell'orto è talmente ampia, e quindi questa varietà è comunque, no, è comunque sana dal punto di vista alimentare, no? Perché uno non si ferma, non coltiverà sicuramente solo pomodori, coltiverà un sacco di altre cose e quindi mangi quelli, no? Se poi fai, nel momento in cui cominci a coltivare e ottieni dei prodotti, il passo successivo è cucinare questi prodotti. Voi insegnate anche la cucina? Io non sono arrivato, perché per la cucina non sono molto portato, però è successo a me, è successo ad altri, e ti viene naturale, perché consumi i tuoi prodotti e li trasformi, li conservi. Hanno, magari, un sapore, no? Diverso. Hanno, esattamente, questo lo dicono tutti, no? Hanno il pomodoro che ti sei coltivato, ha un sapore diverso. In questo modo però, anche cucinandoli, ti cambia l'alimentazione, no? E soprattutto io ho visto, e questa è proprio una mia esperienza personale, il fatto che comunque poi d'estate ci sia tanta ricchezza di verdure, mi ha portato ad esempio a consumare molta meno carne, molti meno latticini, perché comunque li devo consumare i prodotti, no? Pacciugare nella terra è comunque antistress. Sì, 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 sì. Ti dà una sorta di rilassamento, no? Poter passare nel tuo orto la sera, magari quando torni, ti metti in pace col mondo. Anche questo, no, non è un aspetto da sottostimare. No, assolutamente. Come credo non sia da sottostimare la soddisfazione, quindi l'innalzamento di autostima nel momento in cui vedi che crescono le piantoline. Beh, certo, è un piacere, no? Soprattutto perché poi molti di noi non hanno ben idea di che cosa siano capaci le piante, no? Cioè, le piante sono dei veri sistemi naturali, che quindi sono in grado di crescere anche nelle condizioni più difficili in cui le possiamo mettere. E quindi la soddisfazione è veramente grande. Quando mangi, no, il primo pomodoro, sembra l'avvenimento dell'anno, ma questo è molto, ti aiuta molto, no? Aiuta molto tutti.